Xbox Scorpion sta venendo bene. Nintendo Switch Presentation 2017. Revolution Pro Controller per PS4. Lancio globale per Super Mario Run. PlayStation Plus novembre. Dragon Ball Xenoverse 2. Buone notizie per gli affezionati delle console di casa Microsoft. Infatti, recentemente, Phil Spencer, che sta a capo della divisione Xbox di Microsoft, ha dichiarato che la nuova rivisitazione di Xbox One, la Scorpio, si potrà definire una console premium sotto ogni punto di vista. Ha aggiunto anche che i tempi di sviluppo sono addirittura avanti. Un caso eccezionale, confermando l'uscita della nuova console per fine 2017. Il motivo alla base della buona riuscita di questa macchina sta nell'aver svelato con così largo anticipo le caratteristiche salienti della quale sarà composta, così da poter dar modo a molti team di supportarla con calma. Dichiarando testualmente: non è difficile per noi dire ok, queste sono le caratteristiche di un PC che vi potete attendere da Scorpio, permettendo loro, gli sviluppatori intendo, di assicurarsi che abbiano le risorse adatte e che ce la facciano per tempo. Siccome ci stiamo concentrando nel confezionare qualcosa che supporti il vero 4K e ci sono molti giochi PC che già supportano un frame buffer a 4K, non stiamo parlando una lingua nuova e non chiediamo che vengano prodotte nuove risorse. Sono molto sicuro sulla lineup che avremo al lancio. Le differenze tra Xbox One e Scorpio saranno evidenti sia per quanto riguarda le prestazioni che per il prezzo, che dovrà far notare agli acquirenti che Scorpio è una console premium. Finalmente una data per la presentazione ufficiale della nuova nata della grande N. Satsumi Kimishami, presidente di Nintendo, ha annunciato la conferenza ufficiale di presentazione per il 13 gennaio 2017 durante un evento dedicato, chiamato appunto Nintendo Switch Presentation 2017, che si terrà a Tokyo. Il comunicato stampa dice: Mr. Kishima ha annunciato anche che una serie di eventi in cui provare la nuova Nintendo Switch, dedicata ai media e ai partner, si svolgeranno negli Stati Uniti e in Europa a partire dal mese di gennaio. Il pubblico potrà partecipare ad eventi futuri in cui provare la nuova console più o meno nello stesso periodo, i cui dettagli verranno annunciati in seguito. Quindi, appuntamento per gli amanti dei giochi di casa Nintendo il 13 gennaio 2017 e speriamo che Switch non sia un flop. Svelato il Revolution Pro Controller per PS4, sviluppato da Big Ben Interactive, conosciuto anche per il Game Tab One e altri controller incentrati sul mondo mobile. Il prezzo sarà di 109,99 euro. Il comunicato stampa cita in breve: il controller in arrivo sul mercato, nato dalla partnership siglata con Sony Interactive, è realizzato per andare incontro alle esigenze dei giocatori più esperti. Infatti è stato creato grazie alla collaborazione di Big Ben e i pro gamer più famosi. Il controller offre due stick analogici con ampiezza di movimento di 26 gradi accoppiati ad un nuovo firmware che ne assicura maggior precisione, 4 pulsanti programmabili per shortcut gestiti mediante un software per PC, croce direzionale ad 8 linee, compatibile con tutti i modelli di PS4 esistenti, profili predefiniti per i principali tipi di videogames. Sarà lanciato in Inghilterra nei principali paesi europei durante le festività natalizie, marcato Nacon, ricordiamo che avrà il prezzo di 109,99 euro. La divisione di Nintendo che si occupa del mondo mobile ha dichiarato che il nuovissimo Super Mario Run sarà lanciato su piattaforma Apple a dicembre in 100 nazioni, confermato ovviamente anche la versione Android, ma non ci sono ancora notizie ufficiali. Super Mario Run sarà un free to play, ma alcuni contenuti saranno giocabili solamente a pagamento. Seguono anche conferme di altri titoli in lavorazione per il mondo mobile, tra cui Animal Crossing e Fire Emblem. In più avremo un aggiornamento maggiore per Miimoto, in che conta 15 milioni di utenti unici. La possibilità di inviare messaggi agli amici usando le espressioni dei Mii nei contenuti, mentre per le altre novità dovremo ancora attendere. Il successo enorme che ha avuto Pokémon Go ha quindi segnato un destino mobile per Nintendo, vista anche Switch che punta molto sulla portabilità, oppure quello dei giochi mobile è solo una divisione a sé stante? Ai posteri l'ardua sentenza. Ecco a voi la lista di titoli gratuiti per i possessori dell'abbonamento PlayStation Plus per quanto riguarda il mese di novembre, che comprendono le tre macchine di casa Sony, PS3, PS Vita e PS4. Everybody's Gone to the Rapture per PlayStation 4, The Deadly Tower of Monsters per PlayStation 4, Dirt 3 per PlayStation 3, Custom Quest 2 per PlayStation 3, Letter Quest Remastered, PlayStation Vita è un cross-buy con PlayStation 4,
Pumped BMX Plus per PlayStation Vita, che è un cross-buy con PlayStation 4 e PlayStation 3. I due titoli sicuramente più scaricati saranno Everybody's Gone to the Rapture, che alla sua uscita fece molto parlare di sé, e lo strano Deadly Tower of Monsters, che con molte probabilità conquisterà molti degli utenti che lo scaricheranno. Quindi non perdetevi questi bei titoli su PlayStation Store. Finalmente in arrivo sugli scaffali il seguito del fortunato gioco dell'universo creato da Akira Toriyama, Dragon Ball Xenoverse 2. In questa nuova versione troveremo una nuova grafica next gen e molti nuovi personaggi, un gameplay più ricco e una personalizzazione del nostro personaggio più accurata. Tra i nuovi personaggi anche Goku Black, tratto dal nuovo anime Dragon Ball Super, che va in onda proprio in questo periodo nel paese del Sol Levante. Nuovo spettacolare trailer online per questo multipiattaforma che promette molto bene e che di sicuro incollerà gli schermi di molti fan della serie animata. Il gioco esce per PS4, Xbox One e PC. Buon divertimento! Questa non è proprio una notizia, è una comunicazione di servizio, prendetela per ciò che volete. Però il 30 ottobre 2016 ci potete trovare a Lucca presso... Lucca! Al Comics, no, ovviamente, a Lucca Comics and Games! Io facevo tutta la perfetta. Ma non ci piace la perfezione, ci troverete lì a Gironzolare, animatamente, per i vari stand a farci i fattacci nostri. Trottereremo tutti lì. Trottereremo, voleva dire, lì nei paraggi. Quindi se chi di voi è appassionato di retro gaming come noi altri due vuole farci qualche domanda o che ne so, dirci quanti gatti avete, tirarci una brioche in faccia con la Nutella, mi raccomando, non fatelo, fateci pure qualche domanda, piuttosto offritecela, non lo so, che è buona. Prima la Nutella, preferisco con la crema, mi raccomando, con la crema e sul piattino in mano, così me la date, okay? Dai, se volete ci troviamo quindi a Lucca Comics and Games domenica prossima, questa domenica, quindi domani, perché il video esce di sabato, le news a bestia, quindi domani Lucca Comics and Games, saremo lì tutto il giorno, se ci beccate saremo felici di farci una foto insieme e pubblicarla sul prossimo video, se non ci trovate ci importa una beniamata, scherzo, dai, ci vediamo alla prossima raga, e come sempre news a bestia, yeah.